Svizzera le cose con la crisi così non vanno proprio benissimo. Dopo averci, tra virgolette, comunque assunto, soprattutto negli anni passati, in quantità massiccia, adesso sì, c'è questo retrocedere che non è una cosa positiva, anche perché noi rispetto agli svizzeri abbiamo pagati molto meno, soprattutto in questi ultimi anni su questo aspetto gli svizzeri hanno molto marciato, consapevoli della crisi che c'è in Italia e del fatto che comunque gli italiani accettano anche stipendi irrisori. In realtà non è proprio colpa dei frontalieri, ma più delle aziende magari che si approfittano. Ci hanno sempre chiamato topi che vengono a mangiare il formaggio. Siamo, tra virgolette, un po' i lavoratori di serie B. Io lavoro qui in Svizzera da 25 anni e un tempo su questo treno arrivavano a Chiasso 5-10 persone. Adesso siamo qui in tanti. Io penso che più nel Ticino vedono il fatto che come se li togliessimo il posto di lavoro, ma alla fine portiamo ricchezza, non è che, perché siamo anche persone qualificate, non è che siamo soltanto mano d'opera. Del termine ratti, dandolo ai dipendenti, per me un pochino sbagliato, dovrebbero darli ai loro amministratori svizzeri e agli imprenditori italiani che fanno queste cose. La situazione qua non è bella, perché loro hanno votato no, che non vogliono più i frontalieri, però è una cosa, per me non è giusta, perché quando avevano bisogno della manodopera straniera ai tempi prendevano a destra e a manca. Adesso che hanno fatto i fatti loro, la crisi c'è per tutti. Questa cosa qua non va bene. Io ci ho lavorato 41 anni e non posso sputare nel piatto dove ho mangiato e sto mangiando ancora adesso. Questa qui di fronte è la dogana, qui siamo ancora in territorio italiano, fra poco entriamo in Svizzera e da qui passa la maggior parte di tutti i frontalieri che entrano, quindi spesso trovate delle belle code. Io lavoro all'80% come commessa e diciamo che detto in euro mi aggiro intorno ai 2500 euro, che per una commessa in Italia è impensabile. Il referendum non è stato piacevole il risultato ottenuto, però un po' ce lo si aspettava. Io credo che veramente mettere un muro come è stato fatto dall'UDC che ha proposto questo referendum sia una delle soluzioni inutili, bisognerebbe attuare degli altri strumenti, cioè appesantire i controlli, le sanzioni, stilare elenchi di chi lavora in Svizzera, capire veramente dov'è il problema e di conseguenza mettere anche un salario minimo, perché così non si possono più sfruttare le persone. C'è un'iniziativa che verrà votata a maggio dove si voterà per i 4.000 franchi minimi, dove nessun più datore di lavoro potrà dire vieni qui a lavorare per 1.000 franchi, come è già successo purtroppo, e non mi sento di biasimare chi accetta, perché in un momento del genere uno pensa a sopravvivere, diciamo. Ovviamente non ci si sente ben accolti, specialmente dai partiti che ci dipingono come dei ratti che vengono a rubare il lavoro. Non è colpa nostra, diciamo che la colpa è di chi queste politiche le attua, quindi dei datori di lavoro furbi che prendono gente a stipendi veramente da fame e ai politici che non stanno agendo nel miglior dei modi per tutelare il mercato del lavoro. La coscienza dei lavoratori a volte non è così forte. Hanno paura e lo capisco, lo rispetto, però con questa paura non andiamo da nessuna parte, come non andiamo da nessuna parte dividendoci fra svizzeri e italiani, indigeni e stranieri, perché facciamo solo il gioco di chi queste cose ce le impone. La cosa più brutta è che quelli che discriminano di qua sono emigrati italiani di anni fa. Ma semplicemente il dire, voi italiani ci portate via il posto di lavoro, al posto tuo ci poteva essere uno dei nostri, le solite cose, insomma, che subiamo anche noi in Italia sugli immigrati, no? Quello è venuto, ci ha portato via il posto di lavoro, un po' gli stessi concetti, alla fine tutto il mondo è paese.